Ciao a tutti, allora con questo episodio iniziamo la Divisione 5. Divisione 5 che vede rivoluzionata un po' la squadra, perché non so se l'avete notato, comunque c'è a centrocampo, c'è Pjanic che prima non c'era. Poi qui c'è Vidal, poi di qua c'è Diego Lopez in porta al posto di Marchetti. Anzi, ma ho detto al posto di Marchetti via tutti. C'è Pjanic, c'è al posto di Medel. Vidal al posto di Marchisio. Poi sono stati degli addii che comunque non sono stati sostituiti, come quello di Di Natale. Poi chi è che ho venduto? Ora non mi vengono in mente. Vabbè, Marchisio. Insomma, sono stati degli addii che comunque hanno permesso di comprare questi giocatori qua. E ovviamente, beh, oltre ai soldi della vendita, ho dovuto anche giocare un po'. Fra l'altro, sto facendo i tornei online, soprattutto quello che non so se è sempre disponibile. Comunque, fino a ieri c'era quelli che è disponibile per tutti, che infatti vi consiglio di fare, perché appunto, dato che è disponibile per tutti senza, come si può dire, dei requisiti minimi, diciamo che chi lo vince becca la bellezza di 7.500 crediti e un pacchetto Oro Premium, non male. Comunque, iniziamo a giocare e speriamo che tutto vada per il meglio, sia a livello di connessione che a livello di prestazione e risultato finale. Allora, giochiamo in casa. Vai, va bene così. Guardiamo un po' che squadra ha codesto avversario. Eccoci. Votazione 83, come sempre, visti va sulla Premier, via. Premo bene. Guardalo qua in, vai, vai Gonzalino, vai, vai Gonzalino, tira Gonzalino. Vai Gonzalino no, però, dai. Vai Cabeia, vai Cabeia. Pulcali, Cabeia! 1-0 al 27esimo. E andiamo ragazzi, di boom baby! Occhio, levane! Ma de, che culo, ma poi si fa in tempo a fare, bisogna riprenderlo, di. Boh, è palla, come soffre tutte le volte quando ripartono, di. Boia, di. Vai che andiamo, nel mezzo, una sarta! Dio, buono, di. Cabeia! Non ci credo, non si ritorna sulla maledizione dei pali. Ale, tira Ale! No, dai Ale! Anche te! Vai Gonzalino! Tira Gonzalino! Gonzalo! Higuaín! Sempre lui alla fine decide, sempre lui. 2-1. E mette in mezzo, subito lì. Pjanic, che si chiama? Ora sbaglio, Miralem, Miraslem, ma in realtà sbaglio. Ma chi se ne frega, pare Miralem. Sì. Pjanic. 3-1, dai, partita direi chiusa, no? 90esimo, si spera. Finisce così. 3-1. Grazie Pjanic, grazie Higuain e grazie Cabeia. Iniziamo così, in maniera più che positiva, questa divisione 5 e speriamo che, diciamo, questa striscia, tra virgolette, di vittorie, perché l'iniziatore della prima riga non è una striscia, però bisogna crearla, continui sin dalle prossime partite, anzi sin dalla prossima, vai. Prossima partita, eccovi il mio avversario. Vediamo un po' me, speriamo bene. Va 81, io. Insomma. Questo c'ha la Bundesliga. Dio. Oddio, ma Lazio non è. Però vedere non è tanto fuori. Vabbè, bisogna vedere un po' comunque come gioca lui, perché sai, io ho paura più di vedere gente con gli scarzoni, di quelli che c'è una squadrone. Boh, iniziamo. Nel mezzo! Dai, riparti ora, vai Meniche!
Vai Edu, vai Edu. Edu Vargas! È tornata la coppia d'attacco, va all'abbracciata, dov'è? Vai, Joachim Poena, vai. Sono tornati Emenike Edu Vargas. No Vargas, Edu, Edu. Più simpatico, Edu. Edu, Edu, Edu. 1-0, cos'è? 15 minuti, 14, fa vedere. Sì. Ancora Edu, ne scatta 800. Chiudila Brodo! Bella, 2-0 nel giro di 2 minuti. E andiamo, sempre Edu Vargas. Com'è forte, ragazzi. Parte vola. Poi sotto porta, bene o male, non sempre. Bene o male, becca poi sempre la porta. Conti del cazzo, ma la becca. Riparti Edu. Vai Edu. Vai di là, Eme. Eme. Emenike. Emanuele. Emenike. 3-0. Sempre questi, chiamiamoli scambi. Vargas e Emenike. Lo pare mongolo Vargas così. Alibischio. Boom. Vai la vista, Menichi. Dio buono, lei. Bella. Bella, tira. No. No. Chiare turbe. No. Non si può. Cavoli. Non c'entrava, sta tutto zitto, ma è andata bene. Vai. Emenike! Gol sbagliato e gol subito, 4-0 al 41esimo del primo tempo. Partita finita, punto interrogativo, perché sennò poi mi porto merda. Bello di potenza, di prepotenza, Meniche. Rigori. Secondo me non fa vedere, secondo me non c'era. Devo essere sincero. Però, tra virgolette, rigore meritato perché Meniche di prepotenza ha levato palla a Dante. Vabbè, non ho fatto rivedere play. Comunque Piano c'ha la battuta. Oh. Eccolo lì! Miralem Pjanic. 5-0, luck. E mettiamoci in tasca forse per questa vittoria già dal primo tempo. Andiamo bene. Vai Turbe, la fascia è tua, vai. Rifatti, vai Ciccio. Juan Manuel mi pare, Turbe. Andiamoli, 6-0. Si è rifatto, vai, dopo l'errore clamoroso di prima. Si era i Turbe, per le mai sbagliato il gol. Porta libera 6-0, 57esimo, aggrava ancora la situazione. Menichi, Emenike, 7-0. Ancora la coppia Vargas e Menichi si scambiano fra loro i palloni e i risultati sono questi. Rigore per lui, rigore che boh, non so nemmeno se c'era, però. Sempre Caceres, come sempre. Tanto Caceres è l'uomo che ti fa procurare i rigori. Quell'altro. Proviamo pure a distrarlo in questa serie, ma tanto sono utile. Boh, 7-1. Alonso. Qui ammetto che ci ho avuto un gran culo, Vargas 8-1. Che stop del Kaiser, diciamo, sì, diciamo. Del difensore avversario, qua. Sbagliavi Vargas, era pace. La palla e va a fare. Attenzione. Edu. 9-1. Attenzione, 9-2. Se non erro è immobile. Finisce così una partita direi a senso unico, meno male, a favore mio.
Comunque volevo dire una cosa veloce, sì, che nonostante il risultato, innanzitutto è da apprezzare il fatto che, poi non lo so se l'ha perso o non il carattere, comunque ha finito la partita e tanta gente abbandona su risultati molto meno ampi. E poi comunque va detto che c'è avuto sfortuna perché io, diciamo, sono riuscito a concretizzare il 90% delle occasioni che ho avuto, ecco. E lui al contrario, non è che magari ne ha fatte sì tante, magari la partita poteva essere diversa, perlomeno il risultato. Però c'è cioè, anche sfortuna perché tante volte il pallone non è entrato in porta. Diciamo che vittoria meritata, ma il risultato così ampio è ingiusto. Non so se avete capito. Eccolo qui, prossimo avversario. Vediamo un po'. Posizione 80, Mourinho, allenatore. Vai, un'altra volta alla Premier. Aio, c'ha capelli, aio. Tira Meniche, Dio buono de. Mamma, tira di testa! E che cazzo de. No, vai Dries. Dio buono de. Vai Dries. Vai Dries. Tira Dries. Dio buono, mi pareva dentro lì. Va bene, Mertens, un applauso. Zero lui, tra l'altro ha fatto quel cross assist e Meniche, che cazzo lui, che palle, partitaccia questa lì, rognoso questo lì. Vai Vargas, vai Edu, rigore netto, netto, a volley di vista la maglia per Van Chewing, prima Big Bubble. Giallo e basta. Via, alla battuta come sempre, quando c'è Tonino o Totò Candreva, come vi pare. Ve lo farei a. Eccolo lì! Antonio Candreva! 1-1. Si riequilibra tutto. E mi ricche da nulla. Niente. Vai Dries, sono falli questi qui però. Vai Eme! Uno lì subito! No, che palle, la tira subito uno lì. Vai, vai, buona. Vai, vai Edu! Edu Vargas! E andiamo di 2-1, ma che sostanza è? Un bau, cos'è? Bello di 2-1, come sempre Vargas, è rapace di prepotenza. Dries, no! No, Dries, no! Meniche, maledetto, De! Che palle, 2-2, De! Boia, ci butta un culo a Davide. Qui tira, andando in ce la riprende. Poi vinci, capisci, va con Jesus, ma nulla. Dries! No! Quanto è uscita? Porca troia. Levani, levani. Ma porca troia, di. Sempre Meniche, che cazzo, di. 3 a 2, ma vaffanculo, vai, di. Te lo dico, di, me lo fai di. Meniche! No, ma guardavi, ah, guarda, maledetto, di. Quella barba di merda. No! No, non ci vede, è imprendibile, è imprendibile. Ma porca troia. Lo sapeva, era una partitaccia. Poi sempre un tripletta, ma si. Oh, menade, che palle! Candreva, ormai è inutile, di. Ho voglia di. 4-3. Via. Finisce sì una partita. Che io pensavo invece all'inizio avevo capito come andava a finire. Una partitaccia, l'avevo già detto, lo vedevo, c'era tanto culo. E niente, prima sconfitta in D5. Però direi che comunque 6 punti in 3 partite pure vanno bene. Tanto l'obiettivo minimo tutte le volte è salvarsi, è la salvezza. Ne manca 4 di punti. Regola.
vedere. Sì, 7 partite. Boh, speriamo bene. Eccolo qui, prossimo avversario. Vediamo un po' cosa succede. Speriamo bene, ragazzi. Valutazione 80. Bundesliga. Alla destra sfottò solamente il giocatore del Borussia Dortmund. Presa. Vai Candreva. Nel mezzo. Niente. Lagga parecchio e a me questa cosa mi urta altrettanto. Ho aperto bocca, si è bloccato. Vai Gonzalino. Vai Ale. Alessio. Cercima, però si blocca. Lagga. Ecco, connessione cortopezza si è interrotta. Valore messo 1-0? Sicuramente no. 1-0. Quindi me l'hanno dato. Ma che bello! Che culo soprattutto. Fatto che proprio nel momento in cui si andava tutto a bloccare. Bene, bene. Un po' di culo ogni tanto, eh? Fortuna. Attenzione, prossimo avversario, addirittura con lo stemma, chiamiamolo logo, del Verona, che si sa, per noi livornesi, una rivale, una acerrima rivale, chiamiamola così. Anche lui alla Serie A, valutazione 77, però, vediamo il giocatore, c'è qualcosa di buggato. Vedi Barbo in attacco, vedi Casares, perché Casares comunque è difensore a parere mio buggato, come Conco a destra. E niente, forse anche un po' Marchisio e De Rossi. Mamma mia, meno male, ha fatto una zotta, ce l'ha fatta, avevo fatto una zotta. Tira Mertens! Dio santo! Va bene Mertens! Vai Gonzalino, vai Gonzalino, vai Gonzalino! Madonna, Gonzalino. Dio santo, Sharawi. No, Tevez. 1-0. Sempre così, eh. Che questa è comunque una partitaccia. Vai, Gonzalino. Vai, Gonzalino. Dio. No, no, vola Barbo. No, no, no. Meno male, va bene. Patimento, lì. Vai Candreva. Tira Candreva. No, non ci voglio rede. Che culo sciade. Via, terza, via, 2-0. Mi ha detto una miseria acciane, lì. Ai, che palle. Pure bastava un pareggio per almeno salvarci. Che ne è un altro. Dai. Tevez. Un altro, mamma mia, che assedio, che disfatta lì. Sempre Tevez, cos'è? Tripletta se non sbaglio. Finisce così 4-0, una partita che il mio avversario ha meritatamente vinto e appunto lì è partita che la vittoria che non ha meritato, più che meritata direi. E niente, comunque il video finisce qua. Vi ricordo, come sempre, se volete, di mettere mi piace, iscrivervi al canale e condividere il video. E niente, vi vediamo al prossimo video sperando di subito fare almeno un punto per salvarsi. Per salvarci. E poi, perché no, di provare ad andare in D4. Anche con la promozione e basta, no? Tanto l'importante è quella alla fine. E niente, vi ho detto questo, vi saluto. Ciao al prossimo video.